Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palazzetto dello Sport di San Marcellino. Da Francesco Benvenuti e da Niccolò Casalzoli. Siamo pronti per rivivere un'altra partita della Fiorentina Basket, quest'oggi contro Alto Sebino. Subito i quintetti perché ci sono delle novità importanti. La squadra di casa di Coach Salieri con Lasagni, Bianchi, Turedi, Giacomo e Caroli. Alto Sebino con Squeo, Pilotti, Belloni, Caversazio e Zampolli. Ed è una partita nella quale, usando sempre le stesse parole del tecnico emiliano, servirà un'impresona per portarla a casa. Firenze che cerca i primi due punti e li trova con la zingarata in penetrazione di Matteo Caroli. Sono del numero 88 i primi due punti della Fiorentina e c'è anche la palla recuperata e il conseguente antisportivo di Belloni. Squadra un divaga se ce n'è una, al di là poi di quelle che sono state le difficoltà, soprattutto per i tantissimi infortuni, tra cui quello di Momo Touré, che si arresta nei pressi della linea della carità e mette altri due punti. Entra nell'attacco Alto Sebino con 9 secondi sul cronometro dei 24. La presentazione e lo scarico per la tripla di Pilotti, che va a bersaglio. Non accordato però. Allora Touré, Squeo accetta il cambio. Touré può andare fino in fondo e ci arriva fino in fondo. Momo Touré. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Gran scarico di Touré per Bianchi con chilometri di spazio. Non può sbagliare e non sbaglia. Fiorentina che potrebbe avere l'ultimo attacco della partita. No, perché c'è poi il rimbalzo offensivo. Bravo poi Lenti all'accogliere dalla spazzatura questo pallone. Bianchi per Facchino con metri di spazio. Non può esimersi e la mette. Ancora il numero 11, assolutamente bollente. Scarico di Bianchi per Touré, che prova a ragionare. Ancora Alto Sebino che accetta il cambio, si deve andare da Lenti. Bianchi invece prova a fare tutto da solo, con la girata. Alto Sebino corre ai ripari. Salieri anche qui si lamenta per un mancato fischio. Poi Lenti non riesce a fermare l'ingresso devastante sul pitturato. Da un 11 all'altro, bel lavoro al rimbalzo stavolta di Stanzani. Blocco laterale di Giacomo Touré fino in fondo con il fallo, con il canestro. Gioco da tre punti, sale in cattedra il professor Mohamed Touré. Chance del sorpasso allora per Alto Sebino, rientrata totalmente con un parziale di 12-2. Occhio al lavoro di Squeo, il raddoppio di Caroli. Cattaneo, 6 secondi, 5 secondi, riesce a liberarsi della marcatura, a trovare un bel canestro. Touré vede lo spiraglio, si butta dentro, penetra, scarica per Bianchi da 3. Tommaso Bianchi, gran scarico per Caroli con poco ritmo, anche perché ha dovuto alzare a dismisura la parabola per il recupero di Stanzani. Ma chi se ne frega, retira che si muove e 35 pari. Spazio al contropiede, Touré deve rimontare, prova a farlo. Not in my house, ha detto Touré. Poi la zingarata, lo scarico per Bianchi, importante Tommaso Bianchi, giocata di energia furibonda di Mohamed Touré. Vantaggio Fiorentina e time out Alto Sebino. E poi dall'altra parte la difesa della Fiorentina se la cava. Zampolli protesta, sinceramente non ho capito per cosa. Poi passaggio a cambiare fronte d'attacco, a trovare ancora la retina, ancora Lasagni, 5 punti in un amen. Misunderstanding che fortunatamente non porta a gravi conseguenze. Spazio per Bianchi che rinuncia alla tripla per entrare dentro. Poi però si chiude la visuale. Allora lo scarico per Caroli che mette a posto i piedi. Retina che si muove. Attacco della Fiorentina particolarmente efficace. L'atteggiamento della squadra invece si sta rivelando più che positiva. C'è lo spazio per Tommaso Bianchi. Rimbalzo di Mohamed Touré, onnipresente. Poi Facchino prova ad andare fino in fondo, lo scarico per Caroli. Fattori veri, insomma. E per fortuna sua e di tutto San Marcellino, sta avendo grandi risposte da tutti. Stavolta è il turno di Tommaso Bianchi. Gioco da tre punti potenziale. Lenti, Facchino,
non c'è lo spazio per servire Lenti, adesso sì, da lì non può sbagliare Lenti, 60 per la Fiorentina Basket, soluzione di Zampolli, doppio ferro, poi anche sfortunata la Fiorentina nel perdere il controllo, Squeo, c'è spazio per Pilotti, da 3 a canestro e Salieri comprensibilmente disperato, erano in 4 su quel pallone che poi è schizzato via, arrivata la tripla. Però Nick 60 punti con 2:21, non sul cronometro della partita ma del terzo quarto, è un dato straordinario. Non si era mai visto. Mai visto, è verissimo. E questo dalla riprova anche del gran lavoro di tutti i giocatori a disposizione di Salieri. Pochi, a dir la verità, pochi ma buoni come Danny Facchino che va fino in fondo. Touré, il blocco di Di Giacomo, si arresta ancora dalla sua piazzola preferita, da quella mattonella, ma non solo, è un fenomeno. Touré, vantaggio Fiorentina. Bianchi, attacco molto molto compassato, Bianchi si inventa questo tiro accolto dagli dei del basket con tante difficoltà, i problemi di falli, mettiamo tutto quello che vogliamo nel calderone, quel che conta, 8-6, 7-7, vittoria per la Fiorentina e 2 punti a casa.